Ciao, sono Enzo, lavoro come dirigente scolastico al liceo Gioberti di Torino. È un liceo che ha alcune classi dell'indirizzo classico e alcune classi dell'indirizzo linguistico. È una scuola molto ampia, abbiamo all'incirca 1300 studenti per tutto l'istituto. Il 60% di questa popolazione scolastica è fatta da ragazze. Se la riflessione è sul gender gap, credo che si possa dire che non è responsabilità delle studentesse essere in condizioni marginali rispetto allo sviluppo dello studio in questo senso e al mercato del lavoro, perché le qualità, le caratteristiche, la curiosità, la predisposizione ad appassionarsi rispetto ai temi tecnologici e scientifici è particolarmente elevata. Quindi dubito che si possa pensare, come forse si pensava qualche anno fa, ad una propensione delle studentesse agli studi umanistici e al fatto che le studentesse sono più secchione e meno inventive, invece i ragazzi meno studiosi ma più creativi. Credo che questo sia uno stereotipo ormai abbondantemente superato. Ritengo che un elemento fondamentale sia l'offerta che viene proposta a queste studentesse di alto livello, di grande capacità, di poter ampliare i propri orizzonti anche nella direzione delle applicazioni tecnologiche e scientifiche.